Sicuramente un eventuale default sul debito, le conseguenze potrebbero essere molto pesanti perché perdi la fiducia ai mercati finanziari, eccetera, eccetera. Altrettanto certamente c'è stato fatto un terrorismo psicologico terribile, ne parlavo anche con Ivan adesso venendo in macchina. Di fatto, anche la parola default, che oggi è impronunciabile, default è qualunque non rispetto di una clausola contrattuale tra debitore e creditore. Se io devo ridare 100 euro in 5 banconote da 20 e gliene ridò in 2 da 50, tecnicamente è un default, non ho rispettato una. Chiaramente, se le ridò con un taglio diverso o non gliele ridò per niente, cambia qualcosa. Quindi, default può essere riscadenzare gli interessi, allungare la scadenza delle obbligazioni, pagarne solo una parte, non pagarle per nulla. Ci sono diversi modelli su cui si potrebbe discutere. Fatto sta che l'Italia, dall'Unità d'Italia oggi, ha fatto default 4 volte. Non mi sembra sia una cosa incredibile. La prima volta l'ha fatta Giolitti nel 1900, forse il più grande politico visto come il padre della patria. Nel 1900 ha detto: vedono le obbligazioni che scadono fra 2 anni, ragazzi, non ci stanno i soldi, le rimborsiamo fra 3. Non è mai successo. I mercati in questo sono molto laici, molto pragmatici. Se mi dici che c'è un problema, sediamoci al tavolo e discutiamo per vedere come se ne può venire fuori e regoliamoci. È la normale dialettica tra debitore e creditore. Quindi l'idea di un qualche default sul debito, secondo me, si potrebbe fare. Anche qui il problema è se è guidato dal debitore o dal creditore. L'Argentina l'ha guidato dal debitore, quando è uscita ha detto: io non ho i soldi per restituirli, è un problema vostro, parliamone. La Grecia, per esempio, in questo momento sta talmente male che un eventuale default, anzi, quello che è avvenuto, è guidato dai creditori. Sono il Fondo Monetario e le grandi banche che impongono le condizioni alla Grecia, e la Grecia è massacrata per questo. Forse se un default l'avesse fatto 3 o 4 anni fa, sarebbe stato molto meno pesante e a condizioni molto migliori. Secondo me, ancora prima e ancora più interessante del default è l'idea, questa è stata fatta in Ecuador, di un'auditoria sul debito pubblico. È una commissione presidenziale lanciata dal presidente dell'Ecuador, Correa, che ha lanciato questa idea di un'auditoria sul debito. Un'auditoria sarebbe un'analisi, un esame sul debito. Cioè, andiamo a vedere, noi abbiamo questo debito pubblico, perché lo abbiamo fatto? Con questo debito pubblico abbiamo costruito gli ospedali? Perfetto, io il debito lo ripago. È finito in corruzione il regime dittatoriale? No, è illegittimo, non lo pago. Questo debito ce l'hanno piccoli risparmiatori e pensionati dell'Ecuador come strumento di risparmio? Lo pago. Ce l'ha Goldman Sachs che ci gioca con benefici di un casinò? Sono stufo di pagare interessi sugli interessi. Quindi andare a vedere pezzo per pezzo se il debito era legittimo, qual era legittimo, come era stato contratto, eccetera. Questo secondo me potrebbe essere uno strumento, al di là di qualunque ragionamento su eventuali default futuri, ma come strumento di democrazia economica. Ovviamente il discorso che vi facevo prima, io in banca ho il diritto di sapere come la mia banca utilizza i miei soldi, per il momento in Italia solo con banca etica posso sapere che fine fanno i miei soldi. Ugualmente, se non a maggior ragione, sui miei soldi pubblici. In Italia 2.000 miliardi di euro di debito, 60 milioni. Tutti noi in questa sala, ciascuno di noi, anzi, ciascuno di noi ha un debito di 33.000 euro. In Italia, neonati compresi, ogni italiano ha un debito di 33.000 euro. Vi fate i conti, 2.000 miliardi di debito pubblico per 60 milioni di italiani. Io devo 33.000 euro a qualcuno, sono interessato a sapere a chi li devo, perché ho contratto un debito da 33.000 euro e che cosa è stato fatto con i miei soldi. Quindi l'idea di un'auditoria è: cerchiamo di capire, euro per euro, questi 2.000 miliardi, da dove vengono, come sono stati utilizzati, se è un debito legittimo oppure no. Questo si può allargare ancora, l'ultimo pezzo. Un'altra campagna a cui partecipiamo come Fondazione Culturale di Banca Etica, con decine, sono più di 50 organizzazioni, è la rete Sbilanciamoci. E chi è interessato, hanno pubblicato quest'anno il rapporto www.sbilanciamoci.org, e il rapporto è: tutti gli anni Sbilanciamoci si studia la legge finanziaria del governo e pubblica una manovra finanziaria alternativa. Scusa, adesso si chiama legge di stabilità, però insomma, la manovra finanziaria o legge di stabilità, e ne pubblica un'alternativa. E anche in questo caso l'idea è dire: con i miei soldi, delle mie tasse, tu governo, che cosa vai a fare? E allora andiamo a vedere voce per voce come vengono utilizzati i nostri soldi. Anche qui, molto banalmente, il governo ha ancora in piedi un programma per comprare 100 cacciabombardieri F-35. A parte l'articolo della Costituzione, l'Italia ripudia la guerra. Io non sono un esperto di armi, ma un cacciabombardiere non mi sembra una cosa che ripudia la guerra. Ma anche se fosse utilissimo, nel momento di crisi in cui stai tagliando le pensioni minime, non ci sono i servizi. 2 giorni fa, Premier Monti che dice: forse il Servizio Sanitario Nazionale così non funziona, non è sostenibile. Siamo sicuri che la priorità dell'Italia sia comprare dei cacciabombardieri da guerra? Allora, una delle proposte è: forse spendessimo un po' meno in armi, un po' di più in asili nido, in questo paese vivremmo tutti un po' meglio. E nuovamente, le idee Sbilanciamoci, come l'audit sul debito, come la campagna Non con i miei soldi, come quello che facciamo, secondo me alla base c'è la stessa idea di partecipazione democratica, di cittadinanza attiva dei cittadini, dire: se sono i miei soldi, vado
voglio sapere come vengono spesi e come vengono utilizzati, che siano soldi privati o soldi pubblici. Potrebbe essere.